buonasera e ben ritrovati con la seconda edizione del TG del quotidiano L'Attacco. In primo piano il Comune di Foggia, i commissari hanno adottato il regolamento sulle procedure relative al reclutamento di personale a tempo indeterminato, ma che questo significhi un cambio di posizione rispetto alla procedura dei concorsi è ancora tutto da vedere. Sentiamo Lucia Piemontese. C'è qualche connessione tra il pressing della politica anche sul Viminale e l'adozione da parte del Comune di Foggia del regolamento sulle procedure del reclutamento di personale a tempo indeterminato? La linea dettata dai commissari lo scorso anno per le assunzioni è stata chiara: concorsi solo per i dirigenti, mentre per tutte le altre figure da inserire nella tecnostruttura comunale si sarebbe proceduto attingendo alle graduatorie di altri enti. E così è stato fatto, col risultato che i migliori perdenti, ovvero i primi idonei non vincitori dei concorsi svolti da altre pubbliche amministrazioni come la provincia di Foggia, sono finiti a Palazzo di Città. Le polemiche sono state molteplici e c'è stato chi, come la Lega, ha investito nella questione direttamente la titolare del Ministero dell'Interno, la ministra Luciana Lamorgese. Ebbene, lo scorso 7 aprile la commissione straordinaria Magno, Grandolfo e Gian Grande, coi poteri della Giunta, ha adottato il regolamento per procedere al reclutamento di personale a tempo indeterminato, spiegando che l'ente ne era privo, c'era soltanto il regolamento per il reclutamento a tempo determinato. Che questo significhi un cambio di posizione rispetto ai concorsi è tutto da verificare. Sia il segretario cittadino della Lega Antonio Viggiano che l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Mario Furore hanno dichiarato all'Attacco di non avere notizie in merito a una diversa idea da parte dei commissari sui concorsi. Manifesti con minacce e una croce in piazza a Mola di Bari. Nel mirino dei contestatori è finita la consigliera regionale del PD, Lucia Parchitelli, per aver difeso la riapertura della discarica Martucci tra Mola e Conversano. Non solo manifesti, a dire il vero, ma anche una croce comparsa nel prato in piazza con un macabro augurio. Questa mattina conferenza stampa in regione a cui ha partecipato l'assessora regionale all'ambiente Maraschio. Il gesto è di una gravità veramente unica, perché inquina, come dice lei, anche un percorso di attività politica svolta con grande senso di responsabilità. La consigliera Parchitelli ha avuto un atteggiamento di grande responsabilità, di assumere delle decisioni e di assumere decisioni nell'interesse della collettività. Noi stiamo lavorando per raggiungere un obiettivo, quello di fare chiarezza su una situazione che esiste da tanto tempo, provare ad avere come obiettivo quello della salute della collettività, fare degli approfondimenti e trovare delle soluzioni che possano essere delle soluzioni, ripeto, sempre nell'interesse di tutta la comunità. Un gesto davvero di cattivo gusto, un gesto orribile. Io credo che la morte non si augura a nessuno, non si augura a nessuno di avere un cancro. Dietro la figura istituzionale, dietro la figura politica ci sono persone, io sono mamma, sono figlia, quindi questi attacchi fanno sicuramente male. La nota positiva, a distanza appunto di 48 ore, è che tutto questo non ha fatto male solo a me, ha fatto male anche alla comunità molese, che ha preso in maniera convinta le distanze da questo gesto, anche perché è un gesto che non riporta la verità, non riporta la verità di tutto il grande lavoro che abbiamo fatto qui in regione, che abbiamo fatto con l'approvazione del piano regionale dei rifiuti. È fondamentale dare informazioni corrette alla cittadinanza affinché non vengano ingenerate queste convinzioni che naturalmente sono prive di qualsiasi fondamento.
Inaugurata a San Giovanni Rotondo, la RSSA Le Camelie è il centro diurno polivalente per minori SMILE, una risposta alle esigenze di un territorio per la presa in carico di anziani e ragazzi. È il commento unanime dei protagonisti di questa iniziativa che ha visto la compartecipazione del gruppo Santa Chiara del comune della diocesi di Manfredonia. Ce ne parla Cinzia Celeste. Città San Giovanni Rotondo, dove per l'appunto riusciamo a mettere in piedi 50 posti utenti per minori attraverso un centro aperto polivalente per minori, molto importante soprattutto per contrastare la dilagante dispersione scolastica e povertà educativa che in questi territori, soprattutto al sud, sta andando sempre più per la maggiore. E poi l'innesto della nuova residenza per anziani Le Camelie del gruppo Santa Chiara, che va ad aumentare e a completare il nostro setting assistenziale anche di questo territorio, dove già assistiamo quasi 100 famiglie a domicilio e che necessitava di questo ulteriore aumento dei posti letto proprio perché la popolazione anziana continua ad aumentare e i problemi della nostra regione in merito all'assistenza agli anziani diventa un problema sempre più importante da seguire, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie come la telemedicina e la teleassistenza che a breve metteremo in campo. Regione Puglia, da anni supportiamo economicamente, diciamo, diverse strutture, diversi servizi con i cosiddetti voucher, i buoni servizio per minori, anziani, disabili. Lo scorso anno, cioè tutto il 2021, abbiamo 2021-22, abbiamo finanziato per 96 milioni di euro, circa 52 per i minori e il resto per i disabili e gli anziani, aiutando economicamente tutte quelle famiglie che hanno difficoltà a poter far usufruire, insomma, magari non ce la fanno economicamente a pagare la retta, e quindi la regione supporta e interviene aiutando economicamente queste famiglie e quindi di conseguenza supportando poi tutto quel lavoro e quelle strutture come questa. Questa sera San Giovanni Rotondo si è arricchito di un'altra perla, io la chiamerei così, dentro quella che è la grande collana dell'assistenza e dell'accoglienza della città, con questa struttura messa a disposizione per gli anziani e anche come centro polivalente diurno per i minori, che è un grande bisogno per il nostro territorio. I recenti conflitti bellici in Ucraina hanno posto una riflessione importante per il mondo ed è su questo che si concentra la 10ª edizione di Intersezioni, una rassegna di incontri che si propone di esplorare le connessioni e le influenze tra regioni, linguaggi e culture della storia, della filosofia, in un dialogo con altre discipline umanistiche e scientifiche. In particolare il tema della pace, che è stato posto in primo piano. Sentiamo l'intervista realizzata da Silvia Guerrieri. Il tema guerra e pace è sicuramente un tema complesso, soprattutto perché nonostante una vulgata, la guerra non è mai scomparsa completamente dall'Europa e sicuramente dal mondo. Quello che contraddistingue il conflitto in corso è che le ripercussioni sulla politica europea e sulla geopolitica, non solo internazionale ma quella che ci riguarda da vicino, ci tocca particolarmente. Abbiamo visto le sanzioni che sono state applicate alla Russia, hanno avuto una ricaduta drammatica anche sulla nostra vita di tutti i giorni. E questo naturalmente rende la questione complessa da tanti punti di vista, cioè noi ci dobbiamo difendere, ma in qualche modo l'attacco in questo periodo diventa anche necessario. Cos'è la pace? Questo lo possiamo solo scoprire, cioè pace nel senso di diritto alla difesa, pace nel senso di diritto al non conflitto, pace nel senso di assenza di conflitti, sono questioni che non si possono decidere semplicemente con un sì o con un no, ma sono appunto da, come dire, inserire in un contesto ancora più complicato e complesso. Torniamo adesso alla Borsa Internazionale del Turismo in fase di chiusura a Milano. I buyers nel padiglione della Puglia hanno potuto fare un'esperienza unica e suggestiva grazie alla realtà virtuale di Fly On, un progetto innovativo vincitore di un bando regionale che li ha portati a visitare Gravina in Puglia, le gole profonde dei suoi canyon con la visuale mozzafiato dei droni. Un tour in realtà immersiva che ha permesso, stando comodamente seduti, di entrare nel cuore dei paesaggi di una delle zone archeologiche più grandi del sud Italia. Vediamo.
La BIT di Milano, una delle fiere più importanti all'interno del nostro territorio nazionale. FlyOn è una startup innovativa e grazie al bando PIN Giovani della Regione Puglia riusciamo a portare i nostri utenti e a farli fare un volo immersivo sulla Gravina. In pratica l'utente ci raggiunge a Gravina, indossa il visore e il visore è collegato in tempo reale con la telecamera del drone. Il drone sorvola la Gravina e così l'utente ha la possibilità appunto di vivere un'emozione totalmente nuova. Durante il volo c'è una guida autorizzata che accompagna appunto l'utente e spiega un po' quello che osserva tramite il visore. Il visore è di ultima tecnologia, tecnologia 4.0, ed ha appunto una visione immersiva durante il viaggio. Torniamo nella nostra città, nella Gravina di Puglia, con una lista di contatti numerosi e degli accordi che ci serviranno tantissimo per il futuro. Lo stand di Puglia Promozione ci offre tantissime possibilità e siamo riusciti, grazie alla Regione Puglia, a coglierne più del dovuto. Chiudiamo con lo sport, in particolare il calcio, tutto bene quel che finisce bene, il Foggia la scampa bella dopo la notte di follia col Catanzaro e l'invasione di campo di tre facinorosi che avevano fatto temere la mano pesante del giudice disciplinare, che invece nel pomeriggio, esaminati i referti, ha optato per sanzioni tutto sommato contenute. A pagare sono soltanto le due curve, la Nord resterà chiusa per due turni, la Sud un solo turno. Il che significa che in occasione dell'ultima gara casalinga della stagione regolare contro l'Avellino e poi per gli eventuali play-off lo Zaccheria sarà agibile anche se solo per i settori di tribuna ovest ed est, inflitti anche 10.000 euro di multa. È tutto anche per questa edizione del TG, appuntamento a domani alle 14. Buona serata.